Ludovica Nasti, la giovane attrice protagonista dell'Amica Geniale, ha raccontato di come ha affrontato una dura malattia. Ludovica Nasti a soli 14 anni sta avendo un grandissimo successo. Lei ha debuttato nel film L'Amica Geniale nel 2018, poi è entrata a far parte di altri progetti, come la soap Un Posto al Sole. La sua carriera è appena iniziata ma non accenna a fermarsi. Infatti, l'abbiamo anche vista, molto emozionata, sfilare sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia. L'attrice fa parte del cast di Mondocane, film in cui recita accanto ad Alessandro Borghi che lei stessa ha definito fantastico. Ma qualche anno fa nella sua vita è arrivata una malattia molto grave, la leucemia. Ne ha parlato in una recente intervista al settimanale Visto. Ecco qui di seguito tutte le sue dichiarazioni. La giovanissima attrice ha parlato della sua malattia al settimanale, una malattia che è comparsa quando aveva 10 anni. Ma che cosa ha provato in quei momenti? Ecco le sue parole in merito. Ci sono stati ostacoli nella mia vita e sicuramente ce ne saranno altri. È la vita che ti mette alla prova. La malattia e il percorso che ho fatto è stato intenso e questo mi ha fatto capire che bisogna andare avanti e lottare fino alla fine. Probabilmente, proprio quello che ha dovuto affrontare l'ha fatta crescere in fretta, maturare e diventare responsabile. Ludovica ha anche precisato che, però, nonostante il successo che sta avendo in questi anni, preferisce rimanere nella sua vita di sempre. Infatti, ecco le parole della protagonista dell'Amica Geniale. Faccio solo quello che mi piace, cerco di essere sempre me stessa con i piedi per terra. Studio, vado a prendere un gelato con i miei amici, ho una vita normale e non mi sono montata la testa. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.